ritmo nel finale. Proprio a San José è emerso nell'ultima parte, marciando negli ultimi 5 km in 19.33 e dunque ad una media ora, dato che la televisione brasiliana non la vada a inquadrare, c'è Sandro da Milano che corre accanto a Maurizio, al fratello. Da Milano è al comando, sono i blocchi 100 metri, da Milano in testa è vicinissimo allo stadio. Ecco infatti che i giudici intervengono e fermano gli atleti dei 100 metri. Ecco da Milano, ecco la porta di Maratona, e ancora come allo stadio Lenin di Mosca è lui il forte piemontese in testa. Adesso deve resistere al finale di Shennikov, hanno combinato anche un po' un pasticcio i giudici, c'erano i blocchi dei 100 metri, ma da Milano è primo, da Milano è verso la medaglia d'oro. Attenzione ancora a Shennikov, però ecco il ritorno di Shennikov che è terribile allo sprint, raggiunge da Milano, lo passa a 20 metri. Shennikov si era fermato convinto di non dover fare a un altro giro, convinto che quello fosse l'arrivo, e in effetti tutti siamo stati ingannati. Ne approfitta da Milano per allungare ancora, hanno davvero combinato un pasticcio qui, non hanno tenuto presente lo svolgimento della gara di marcia, non lo ha tenuto presente neanche la televisione, e Shennikov non ha visto indicazioni ed è scattato allo sprint. Manca un giro di Fascello da Milano, e da Milano in testa, giallo nel 20 km. Si era praticamente fermato Shennikov e soltanto adesso i giudici stanno sistemando le indicatori del che portano i marciatori all'arrivo. Ma qui adesso esultiamo per Maurizio da Milano, dunque dopo la vittoria di Mosca 1980, dopo la vittoria di Roma 1987, è ancora lui, è ancora Maurizio da Milano che prosegue la tradizione di Frigerio, di Tortoni, di Panic. Sorride Maurizio, Shennikov è indietro, ha rinunciato praticamente al finale. Medaglia d'oro per l'Italia, si aprono bene questi campionati del mondo. Medaglia d'oro per Maurizio da Milano, Shennikov è secondo. Si abbracciano i due. E terzo è Plaza, lo spagnolo. Splendido Maurizio da Milano. Una carriera lunghissima, cominciata negli anni 70, ha calcolato che dal 1973 ad oggi, in tanti e tanti anni di marcia, ha percorso circa 70.000 chilometri, quasi due volte la circonferenza della Terra, tanti allenamenti, tanta serietà, tanta dedizione in una specialità difficile, in una specialità che non ha le prime pagine abitualmente, come invece accade per i 100 metri che qui hanno provocato il trambusto, ma è una specialità che è sempre presente. Ecco che si abbracciano tutti, ecco l'abbraccio con Giorgio da Milano, siamo come a Mosca, come nel 1980, questa volta Giorgio da Milano non era in gara, ma come vi ho detto Maurizio e Giorgio da Milano, i due gemelli di Scarnatore.